Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Alessandra, sono un'insegnante di yoga dinamico, yoga terapeutico e neurologia applicata allo yoga. In questa breve sequenza vedremo appunto delle posizioni e soprattutto qualche esercizio anche di respirazione ottimo da fare post-influenza, quindi è proprio una pratica da fare dopo aver appunto vissuto magari una piccola malattia. Visto che sono reduce appunto dal mio secondo round di Covid, ho pensato che poteva essere carino proporvi questo tipo di pratica. Quindi, come cominceremo? Cominceremo con la respirazione, cominceremo con il Kapalabhati, quindi l'idea è proprio di andare a lavorare un pochino sulle vie respiratorie e poi sul recupero delle energie del corpo. Lavoreremo sulle vie respiratorie attraverso la respirazione Kapalabhati, quindi se non è nella vostra pratica, se non la conoscete, vi lascio il video che non mi ricordo da che parte viene fuori, della respirazione Kapalabhati, di modo che qui non ci dilunghiamo troppo, ma passiamo subito all'azione. Se invece non la conoscete, lì trovate appunto, come praticarla e come soprattutto approcciarsi magari in modo graduale. Quindi cosa faremo? Partiremo in una posizione comoda. Vi servirà eventualmente, se ce l'avete, un bolster, ma se non avete un bolster va benissimo anche dei cuscini o potete fare anche a meno, serve solo per la posizione che faremo alla fine, quindi non è fondamentale. Partiremo con della respirazione Kapalabhati, quindi dopo un po' di centratura faremo il Kapalabhati. Se avete nella vostra pratica o conoscete o praticate i lavaggi nasali, quindi la pulizia dei seni nasali, che può essere fatto col Jhalanetti nella modalità tradizionale o può essere fatto con dell'acqua fisiologica, come volete, vi consiglio di fare questa pratica dopo aver fatto i lavaggi nasali. Almeno per me sono una cosa ottima per liberarmi del raffreddore, sia come prevenzione, sia proprio nel momento in cui mi ammalo. La prima cosa che faccio è tutti i giorni o a giorni alterni fare i lavaggi nasali per liberarmi dal muco in eccesso. Quindi vi consiglio eventualmente di fare questa pratica subito dopo i lavaggi nasali. Kapalabhati vi aiuterà proprio a liberarvi per bene poi del muco in eccesso, quindi vi consiglio di tenere anche un fazzolettino a lato, eventualmente se avete bisogno di soffiare. Quindi ci portiamo appunto in una posizione comoda, gambe incrociate, schiena ben dritta, spalle lontano dalle orecchie, vado a chiudere gli occhi e comincio semplicemente a portare l'attenzione al respiro. All'aria che entra e che esce dalle narici, cercando di rilassare lo spazio tra le sopracciglia, la mandibola. Provando ad osservare un po' com'è la respirazione e cominciando piano piano a rallentarla. Man mano che rallento il respiro, cerco di portarlo nell'addome. Posso anche avere una mano a livello dell'ombelico. Siccome ci vogliamo portare a fare Kapalabhati, vogliamo percepire un po' di attivazione nell'addome. Quindi, quando inspiro, sento che l'ombelico si allontana dalla colonna, magari sento anche il pavimento pelvico che scende dolcemente verso il basso. Quando espiro, l'addome rientra, il pavimento pelvico sale dolcemente. Magari provo, respiro dopo respiro, a rendere questa azione un po' più controllata e consapevole. Quindi magari cerco quasi attivamente di attivare un pochino il pavimento pelvico e l'addome quando espiro. Giusto per sentire che attivazione vogliamo in Kapalabhati. Una volta che ho impostato il respiro, andiamo a fare 3 cicli da 20 respiri Kapalabhati. Se è nella vostra pratica, potete farne anche 30, 50, quanti volete. Faremo 20, pausa, 20, pausa e altri 20. Ok, quindi vado a fare un bel respiro. Dopo che ho espirato, inspiro non, senza riempire del tutto i polmoni, li riempio solo in parte e poi vado con 20 respiri Kapalabhati. Fatto
fatti 20 respiri, mi fermo, faccio qualche respiro, se ho bisogno mi soffio il naso, se hai fatto i lavaggi nasali, soffia delicatamente. E poi mi preparo per un altro ciclo. Ovviamente la velocità è la tua, non serve farli super veloci, l'importante è l'attivazione. Quindi nuovamente un respiro completo. Dopo che ho espirato, vado ad inspirare riempiendo solo in parte i miei polmoni e poi vado con 20 respiri capalabati. Poi torno a respirare normalmente. Magari sento che comincia a crearsi anche calore all'interno del corpo. Energia. Dopo magari un periodo di malattia, vogliamo tornare a far circolare un po' l'energia nel corpo. E poi vado a fare un ultimo ciclo, quindi nuovamente inspiro, espirando vado a svuotare i polmoni, inspiro senza riempirli del tutto e vado con 20 respiri capalabati. Torno a respirare normalmente. Cerco di portarmi a fare una respirazione lenta e diaframmatica. E poi piano piano andiamo a portare il mento verso il petto, la testa pesante e vado a fare circa 3 rotazioni con la testa in un senso e poi 3 nell'altro senso, molto lentamente con controllo, cerco di allungare bene ogni lato del collo, la mandibola è rilassata, comincio a sciogliere un po' questa zona, che se sono rimasto parecchio magari a letto o nel divano, sicuramente c'è qualche tensione. Fatto in un senso, poi vado a fare 3 rotazioni nell'altro senso. Continuando a respirare lentamente. Allungo bene ogni lato del collo. E poi piano piano vado a portare il mento verso il petto e andiamo a riportare la testa al centro e pian pianino andiamo a riaprire gli occhi. Benissimo, da qui continuiamo a lavorare proprio per sciogliere un pochino la zona delle spalle, del diaframma, quindi tutta questa parte che se abbiamo avuto magari un'influenza, un raffreddore, è un po', tra virgolette, intorpidita, non è più abituata a lavorare al pieno della sua forza. Soprattutto magari se avete avuto il Covid, magari qualche complicanza. Quindi, stendo il braccio destro di fronte a me, mi giro un po' di lato così mi vedete meglio, inspiro ed espirando piego il gomito, porto la mano sulla spalla. Inspiro, il gomito punta verso l'alto, mano alla base del collo, espiro, srotolo il braccio lateralmente. Ancora inspiro ed espiro, mano sulla spalla. Inspiro, punto il gomito verso l'alto, espiro, srotolo di fronte a me. Inspiro, espiro, mano sulla spalla. Inspiro, mano alla base del collo, punto il gomito verso l'alto. Espiro, srotolo lateralmente. Inspiro, espiro, mano sulla spalla. Inspiro, il gomito punta bene verso l'alto. Espiro, srotolo di fronte a me. Da qui inspiro, espiro, mano sulla spalla, inspiro, punto bene il gomito verso l'alto e qui la mano sinistra va a trovare il mio gomito destro, inspiro, mi allungo ed espirando mi tira, la mano sinistra mi tira verso sinistra, estendo il fianco destro fino a dove riesco ad arrivare.
ancora inspiro al centro, mi allungo, espiro, estendo il fianco. Inspiro al centro, espiro, estendo il fianco. E da qui, una volta che ho completato la mia estensione, continuo il movimento facendo una rotazione con tutto il busto. Inspiro, ritorno al centro. Espiro, prima estendo il fianco e poi piano piano vado a completare con una rotazione il movimento. Un'ultima volta, inspiro, ritorno al centro. Espiro, prima estendo il fianco e poi vado di nuovo a completare con una rotazione il movimento. E inspiro, ritorno al centro. Espiro, pian pianino sciolgo, lascio andare. Magari faccio qualche piccola rotazione con le spalle per sentire un pochino la differenza, sentire come ora la spalla destra è molto più sciolta rispetto alla sinistra. Vado poi a portare il braccio sinistro di fronte a me, inspiro, espiro, mano sulla spalla. Inspiro, punto il gomito verso l'alto, espiro, srotolo il braccio lateralmente. Inspiro ed espiro mano sulla spalla, inspiro punto bene il gomito verso l'alto, espiro srotolo il braccio di fronte a me. Inspiro ed espiro piego mano sulla spalla, inspiro punto verso l'alto, espiro srotolo il braccio lateralmente. Inspiro, espiro mano sulla spalla, inspiro punto il gomito verso l'alto. Espiro, srotolo di fronte a me. E poi di nuovo inspiro, espiro, mano sulla spalla. Inspiro, punto bene il gomito verso l'alto. La mano destra va a trovare il gomito sinistro. Inspiro ed espiro, la mano destra mi tira verso destra, estendo il fianco sinistro dolcemente. Inspirando, ritorno al centro. Ed espirando, mi inclino lateralmente. Inspiro al centro ed espiro, mi inclino lateralmente. Da qui, una volta che ho completato il movimento, lo proseguo facendo una rotazione con tutto il busto. Inspiro, mi risollevo al centro, espiro, mi inclino di lato e poi vado a fare una bella rotazione anche qui con tutto il busto. Inspiro, ritorno al centro e un'ultima volta espirando, prima mi inclino di lato. E poi proseguo con una rotazione. Inspirando, ritorno al centro ed espiro pian pianino, lascio andare. Ok, vado a fare qualche rotazione con le spalle per sentire un pochino come si sono sciolte. Ok, e da qui ci portiamo a quattro punti, quindi andiamo a portarci con le ginocchia in terra. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, poi ci servirà anche una parete, per questo c'è questa postazione un po' strana. Quindi eventualmente se volete mettere in pausa e posizionarvi già vicino a una parete, potete farlo. Mi porto a quattro punti, ginocchia larghezza bacino, vado a fare qualche mucca gatto per sciogliere tutta la colonna. Quindi inspiro, punto il coccige indietro verso l'alto, piano piano apro il petto, allungo il collo, espiro, punto il coccige verso il basso, spingo con le mani, inarco bene la schiena. Inspiro, mi apro nuovamente ed espiro, inarco, seguo il ritmo del respiro. E poi da qui posso continuare a fare semplicemente mucca gatto, oppure voglio andare a muovere bene tutto il torace. Quindi quando inspiro scendo con il petto verso il basso, poi spingo verso destra, poi spingo con le mani in basso per inarcare la schiena, mi sposto a sinistra e scendo di nuovo con il petto verso il basso. Quindi faccio proprio un cerchio con il torace, cercando proprio di sciogliere bene tutto il busto, tutta la colonna, il torace, dare spazio anche al diaframma. E poi cambio anche il senso di queste rotazioni che sto facendo con il torace. Sempre mandibola rilassata, respiro. E poi piano piano ritorno con la schiena neutra.
Benissimo, da qui inspirando sollevo il braccio destro verso l'alto, guardo verso la mano, espiro il braccio destro, si infila sotto al sinistro. Lo facciamo altre due volte in dinamica, quindi inspiro, sfilo il braccio destro, lo porto verso l'alto, guardo verso la mano, espiro braccio destro sotto al sinistro. Inspiro di nuovo, sollevo il braccio verso l'alto. Espiro, braccio destro sotto al sinistro e qui rimango, portando la spalla e l'orecchio destro in terra. La mano sinistra può stare di fronte al volto oppure posso portare il braccio oltre la testa. Mi fermo qui a respirare. Sento che creo spazio tra le scapole. Sciolgo un po' le tensioni nel torace. E poi piano piano vado a portare la mano sinistra di fronte al volto, se avevo portato il braccio oltre la testa. Inspirando, spingo con la mano, sfilo il braccio destro, lo porto verso l'alto ed espiro, la mano ritorna in terra. Ok, nuovamente andiamo dall'altro lato, quindi inspiro, braccio sinistro verso l'alto, mi apro, espiro, infilo il braccio sinistro sotto al destro, spalle e orecchio che vanno quasi a terra. Inspiro, sollevo il braccio sinistro, guardo verso la mano, espiro, braccio sinistro sotto al destro. Un'ultima volta, inspiro. Mi apro ed espiro, braccio sinistro sotto al destro, spalla e orecchio vanno in terra e da qui o la mano destra rimane dov'è o porto il braccio oltre la testa e mi fermo qui per qualche respiro. Mandibola rilassata, sento che creo spazio tra le scapole, trovo spazio per respirare. Lascio il tempo al mio corpo nella posizione per rilassarsi, aprirsi un pochino. Poi piano piano, sul braccio destro oltre la testa, riporto la mano su, davanti al volto, inspiro, sfilo il braccio sinistro, lo porto verso l'alto, lo seguo con lo sguardo, espiro, la mano ritorna di nuovo in terra. Da qui ci sediamo sui nostri talloni, portiamo la fronte in terra, possiamo avere le braccia stese in avanti oppure i lati del corpo per la posizione del bambino. Ci fermiamo un pochino qui, se vogliamo possiamo anche oscillare un pochino a destra e sinistra. Ci prendiamo un momento per riportare il respiro nell'addome, magari sento la pancia che preme contro le cosce. Cominciamo appunto a lasciare il tempo anche al nostro corpo di recuperare le energie. Poi molto molto lentamente cominciamo a sollevarci con il busto. E qui troviamo una posizione comoda dove fare un po' di Nadi Shodhana, quindi sempre lavoriamo un po' di respirazione per riequilibrare l'energia nel corpo. Quindi puoi stare sulle ginocchia se sei comodo, oppure puoi portarti a gambe incrociate. Mi avvicino un pochino così mi vedete meglio. Anche qui, se non conosci Nadi Shodhana, ti lascio il video nelle schede per vedere prima di che cosa si tratta. Altrimenti, prepariamo la mano destra come preferite. Quindi pollice anulare tapperanno le narici, indice medio o vanno al terzo occhio o all'interno della mano. Preparo la mano di fronte al volto, chiudo gli occhi oppure guardo un punto verso il basso, verso terra. Ritorno al respiro. Una respirazione diaframmatica. E poi faccio un ultimo bel respiro. E una volta che ho svuotato i polmoni, con il pollice vado a tappare la narice destra, inspiro dalla sinistra, chiudo la sinistra, apro la destra, espiro. Inspiro destra,
Chiudo, espiro sinistra. Inspiro sinistra. Chiudo, espiro destra. Inspiro destra. Chiudo, espiro sinistra. Inspiro sinistra. Chiudo, espiro destra. Inspiro destra. Chiudo, espiro sinistra. Inspiro sinistra. Chiudo, espiro destra. Inspiro destra. Chiudo, espiro sinistra. Inspiro sinistra. Chiudo, espiro destra. Inspiro destra. Chiudo, espiro sinistra. E poi lascio andare, mi fermo un istante con gli occhi chiusi, osservo se è cambiato qualcosa nel respiro, nelle sensazioni. E poi da qui piano piano andiamo a riaprire gli occhi e se avete appunto il bolster potete usare il bolster o cuscini oppure anche senza, se ce l'avete lo posizioniamo vicino alla parete, ok? Ci vogliamo portare in Viparita Karani, quindi con le gambe alla parete. Quindi se ho il cuscino o se non ho il cuscino più o meno è la stessa cosa, se non ho il cuscino sarò seduta sul tappetino, altrimenti mi siedo sul mio cuscino tenendomi di fianco alla parete, proprio sul bordo e da qui piano piano comincio a portare le gambe verso l'alto e la schiena in basso. Opla! Se come me precipitate, poi piano piano bisogna solo riuscire a ritornare nella posizione. Ok. Benissimo. E qui semplicemente ci fermiamo. Possiamo avere le mani nell'addome, possiamo aprirle lateralmente, portarle anche oltre la testa. E potete rimanere qui per tutto il tempo che desiderate, fino a quasi 10 minuti. Proprio per dare il tempo al corpo di rilassarsi, di recuperare le energie. Questa posizione è perfetta proprio per il recupero post-influenza. Quindi rimaniamo qui per qualche minuto, tutto il tempo di cui avete bisogno. Cercando di respirare lentamente, di respirare con il diaframma, una respirazione lenta e calma, mandibola rilassata, gambe rilassate. Magari riuscite proprio a sentire l'energia che torna, che dai piedi piano piano sale verso di voi. Ovviamente potete rimanere qui per tutto il tempo che volete, questo può essere proprio il vostro rilassamento finale, prima di tornare
alla vostra giornata o a quello che dovete fare. E io vi ringrazio per aver praticato con me e ci vediamo alla prossima. Namaste.